aspettato qualche minuto, direi di cominciare a dirci qualcosa. Questa giornata è dedicata appunto a questo santo, a questo figlio di questa città, San Costanzo di Ancona. È un santo che probabilmente non è così conosciuto, e questa giornata si inserisce nelle tre che abbiamo organizzato come Templari Cattolici per andare un po' a riscoprire delle radici profonde di carattere spirituale legate a questo tempio, a Santa Maria della Piazza. Abbiamo iniziato il 3 agosto con la memoria di Santo Stefano, 3 agosto, giorno in cui viene ritrovato il corpo di Stefano a Gerusalemme. Nella tradizione anconetana si festeggiava, oltre che il 26 dicembre, anche appunto il 3 agosto. E oggi, 23 settembre, la memoria di San Costanzo. Concluderemo questo ciclo, diciamo, di incontri storico-spirituali, lasciatemi passare questo termine, con la celebrazione di Santa Caterina d'Alessandria, che è invece una santa, tra l'altro, particolarmente legata all'antico ordine del Tempio, e abbiamo scelto lei anche perché è l'unico affresco che è rimasto visibile all'interno dell'edificio, e lo troviamo là di fianco all'ingresso principale. Allora, abbiamo distribuito una piccola memoria storica riferita appunto a San Costanzo. Qual è la ricerca che è stata fatta? Innanzitutto il punto di partenza è la citazione forse più importante, che è quella di Gregorio Magno, che va appunto nel momento in cui descrive i santi legati alla città di Ancona, che riferisce appunto di questo San Costanzo, riportandone alcuni elementi della vita e riportandone alcuni, soprattutto i miracoli e alcune notizie sul perché fosse così famoso in vita. Quindi Gregorio Magno vive nel VI secolo, quindi ci collochiamo immediatamente nella nostra storia appunto negli anni del 500 d.C., in questi anni. Ancora più interessante è stato scoprire invece altre due fonti, che sono invece fonti del 1700, e sono entrambe fonti veneziane. Sappiamo che l'archivio storico di Ancona è andato bruciato, per cui non abbiamo grandi documenti da poter consultare. Ecco, la prima fonte interessante è il curato di San Marco, Girolamo Speciali, anconitano, che scrisse appunto un ragionamento specifico nel 1759, notizie intorno a San Costanzo anconitano, mansionario della chiesa di Santo Stefano, già cattedrale della città di Ancona. Ecco il legame appunto con gli edifici situati in quest'area, in particolare con la basilica di Santo Stefano, che è appunto qua sotto il pavimento di Santa Maria della Piazza. E questa fonte è una fonte molto, molto precisa, perché ripercorre appunto, fa questo ragionamento e ripercorre la figura di Costanzo dalla nascita alla morte. E il primo problema è appunto quello che in realtà non si sa quando sia nato San Costanzo. Ce lo presenta come gloria dei sacerdoti e onore della sua patria, nacque ad Ancona. Non si sa da che anno e non si sa da quali genitori, no? Quindi è una figura che già, già dall'inizio, ecco, diventa immediatamente misteriosa. C'è anche, si è poi provato, diciamo, a collocarlo all'interno di questo sesto secolo. Alla fine la scelta che viene fatta è appunto quella di collocarlo tra la fine del V e l'inizio del VI, proprio perché ne parla San Gregorio Magno, che diventa Papa nel 590, e riportando le notizie storiche riferite a Costanzo, dice che ne ha avuta informazione da un santo vescovo che in abito di monaco dimorò per molti anni in Ancona, e averlo inteso da altri della stessa città in età molto avanzata. Quindi vuol dire che nel 590 erano già passati molti anni da quanto Costanzo avesse vissuto. Così come altro riferimento è lo spostamento del suo corpo, come vedremo alla fine, quando morirà, verrà traslato nella cattedrale
di San Lorenzo, che poi diverrà San Ciriaco, nell'anno 539, per cui eccolo che ce lo avvicina appunto a cavallo tra il 400 e il 500. Quindi, fugati un po' i dubbi di dove collocarlo storicamente, la seconda domanda che si pone è chi era Costanzo? Lo Speciali ci dice che dopo gli studi col Divin Lume arrivò all'elezione del suo stato nella vita ecclesiastica, alla quale appigliato si venne a suo tempo al sacerdozio promosso e successivamente all'ufficio di mansionario della cattedrale. Ora, questo termine mansionario è un termine particolare che in realtà comparirà solo nel 1500, a metà del 500, quindi 1000 anni dopo. E tra l'altro non abbiamo fonti né pittoriche né iconografiche di Costanzo. L'unica immagine che ci è stata tramandata è un'immagine del 1755 di Gaspare Viziani, che è quella che vedete riportata in questo quadro, no? Che ce lo riporta inginocchiato in preghiera, ma è lo stesso, appunto, lo stesso autore contemporaneo del Viziani che ci dice: nonostante quello che qualche pittura si ritrovi a rappresentare, quindi con Cotta e Dalmazia, quindi con i paramenti sacerdotali, in realtà Costanzo era il sacrestano della Basilica di Santo Stefano. E l'ulteriore elemento che ce lo conferma come sacrestano è la nota che scrive Lando Ferretti nella Storia di Ancona, quando dice che era appunto sacrestano della Chiesa di Santo Stefano. E infatti il titolo di mansionario, col significato della parola, porta permanenza continua all'interno della Chiesa e si concorda meglio con questo ufficio la lodata vigilanza intorno alle lampade riferita da San Gregorio, appunto il Papa, quando parlerà del miracolo compiuto sempre da San Costanzo. Quindi appunto la sacrestano si occupava del decoro della Chiesa e si occupava in particolar modo delle lampade, tant'è che lo stesso Tiziano, come vedete, ce lo rappresenta con la lampada olio sospesa su di sé e ce lo rappresenta con l'acqua, no? Tanto per anticipare il miracolo che faceva, riempiva le lampade ad olio di acqua e queste ardevano. Quindi ecco che è il perché troviamo l'acqua vicino alla figura di Costanzo. Quindi, chiarito quando nacque e chiarito che cosa facesse all'interno della Basilica, in realtà il curato di San Marco ne cura poi in modo particolare la parte cosiddetta spirituale, no? Forse vale la pena appunto ripercorrere quello che erano i tratti caratteristici per cui venne subito portato a santità. E questo è quello che viene riferito. Passando alle virtuose qualità della sua santissima vita, è cosa certa che siccome col cuore altro non cercava che Dio, né per altri operava se non per Dio, così quanto mai negar poteva alla propria sensualità. Tutto negava, le azioni, le parole, i movimenti pareva che fossero un'armonia, vedendosi egli operare con un stesso sembiante, con un spirito sempre tranquillo, con un corpo tutto composto. Fu indicibile il poco a nessun conto che gli fece in sua vita di qualunque cosa mondana e il totale distacco che ne aveva, tenendo continuamente impiegate tutte le potenze della sua anima e tutti i sentimenti alle sole cose del cielo. E questo è il tratto più importante che ci riporta anche San Gregorio. Che fosse onorato o fosse disprezzato, sempre era lo stesso umilissimo di cuore. Dava mano agli suoi umili sentimenti e al piacere che ritraeva perciò dai disprezzi l'essere esso di statura assai piccola e assai gracile, disprezzata tanto che appresso le persone meno considerate e di mente corta, che all'apparenza del corpo misurano i meriti delle persone, soggiaceva ben spesso alle derisioni e ai mali trattamenti. Ed ecco che viene riportato quell'episodio, sia da Gregorio Magno che da quello stesso curato, in cui si racconta che un forestiero, arrivando ad Ancona, memore della voce di santità, perché fosse ancora viva, cercasse appunto Costanzo, vedendoselo indicare, vide questo uomo così piccolo, questo gracile, intento a pregare. E la frase che pronunciò fu:
Io l'ho creduta un grand'uomo, ma questi niente ha dell'uomo, proprio perché era piccolo e gracile. Costanzo lo udì, sentì l'uomo di Dio il disprezzo e incontinenti, lasciate le lampade che aggiustava, scese ad abbracciare il suo derisore, con grande amore lo strinse e baciollo grandemente, ringraziandolo che avesse così bene saputo conoscerlo. E qui c'è una digressione che fa il curato di San Marco, che è interessante, e dice questo: il dispregio può dirsi pietra del paragone di un uomo, poiché siccome con tal pietra si conosce l'oro perfetto, così in quello si distingue se uno sia o non sia perfettamente umile, perché nel modo con cui i superbi godono degli onori, negli stesso gli umili del proprio disprezzo, perché siccome veramente vili si reputano, sono contenti che il loro sentimento sia proseguito dalla cognizione degli altri. Questo certamente è il contrassegno più certo della vera umiltà, ma quelli che sebbene dicono non dispiacerli ciò che non si accompagna da sentimenti del loro cuore, talvolta così si esprimono perché non possono rintuzzarli. In questi tali non vi è umiltà vera, quale si riconobbe nel nostro umilissimo San Costanzo. Quindi ecco il motivo per cui viene così celebrato. Prosegue il curato, dice: siccome però la santità di coloro che per le loro virtuose azioni sono già in cielo, d'ordinario si vuole da Dio con molte differenti testimonianze autenticata qui sulla terra, ecco appunto che vengono riportati i miracoli compiuti da Costanzo. E viene appunto descritto il miracolo della trasformazione dell'olio in acqua, dell'acqua, scusate. L'ultima parte è quella della morte. Anche qua non si hanno grandi notizie, si sa solo che Monsignor Galesini di Ancona, nel martirologio, sotto il suo martirologio che scrive, sotto il 23 di settembre scrive che spregiate le cose di questo mondo, riposandosi tutto nella contemplazione di Dio, ripieno di santità e fattosi sommamente celebre con molti miracoli, passò agli eterni premi del paradiso. Quindi eccolo, ci viene data la data della sua morte, che è il 23 settembre, e infatti non è noto l'anno in cui morì, né l'età in cui allora trovosse. Diremo però, con le parole di Filippo Ferrari, che è un altro storico dell'epoca, che morì pieno di meriti e di giorni il 23 di settembre, nel quel giorno si celebra a Ancona e in Venezia la sua festa. Ed ecco tornare appunto il perché questo collegamento importante con la città di Venezia, perché ha a che fare con la traslazione del corpo di Costanzo. Diverse fonti ci dicono che, ad esempio, padre Noè di San Francesco, nel viaggio che da Venezia fa al Santo Sepolcro, discorre delle sante reliquie che ci sono a Venezia, e dice questa cosa: nella chiesa di San Basilio riposa il corpo di Costanzo Confessore, il quale fu traslato da Ancona a Venezia ed una cassa fuori del coro. E così, sempre parlando, dice: la chiesa di San Basilio è antica e nota per due santi, San Costanzo Anconitano e Pietro Acotanzio Veneziano. Ecco dunque che dove lo troviamo? Nella chiesa di San Basilio. Ecco, a questo punto che entra in gioco la seconda fonte storica, che qua interessante, è una fonte anche questa veneziana, e cioè le notizie storiche delle chiese di Venezia illustrate da Flaminio Corner, senatore veneziano, scritto in Padova nel 1758, quindi più o meno siamo contemporanei all'altra. E anche qua, parlando della chiesa di San Basilio, ci racconta appunto della traslazione, e così ci riferisce. La chiesa di Ancona ne conservò con venerazione il corpo, benché da essa fu trasportato a Venezia. Le circostanze di questa traslazione sono trapassate sotto silenzio dagli scrittori veneti, non erano molto onorevoli le circostanze con cui venne traslato il corpo. E si rileva infatti nella storia di Ancona, in cui il sacro corpo fu rapito fuori della chiesa di San Ciriaco da alcuni uomini delle galee veneziane.
Approdati questi nel porto di Ancona col carico di alcune statue di marmo destinate ad ornamento della facciata esteriore di San Ciriaco, mentre tutto il popolo, tratto dalla curiosità, accorre al porto per vederle, alcuni veneziani, vedendo affatto poco la chiesa, prevalendosi dell'occasione, con ardito e presto furto, trassero nascostamente dalla loro arca le sacre ossa di Costanzo, le trasportarono a Venezia e le offrirono alla chiesa di San Basilio nel giorno 12 di luglio. Ecco dunque il motivo per cui sia ad Ancona che a Venezia si venera questo santo, anzi a Venezia è proprio il protettore dei sacrestani, dei curati, diciamo così, ed ecco perché questo dipinto si trova appunto nella chiesa di San Basilio. Ci sembrava comunque importante, al di là forse proseguire anche le ricerche storiche su questa figura, perché è comunque una figura importante della nostra città e forse ci pone anche oggi alcuni interrogativi, ma ci pone degli interrogativi e delle questioni legate proprio all'umiltà e al servizio di Dio, che possono essere fonte anche oggi di riflessione. Ecco, tutto questo che vi ho sintetizzato lo trovate nell'opuscolo che è stato distribuito. Grazie.